Eccoci qua, cucinando con chi? Oh, è pesantissimo! È pesante perché c'è un ingrediente che ho esagerato. Esagerato nell'acquisto di quell'ingrediente perché lo metto. Pensavo fosse leggera, allora no, andiamo immediatamente a scoprire. Pochi ingredienti, ce n'è uno fuori qui, Mary. Eccole! Guarda, che è un filetto di spigola. Sì. Eccolo qui. Già riscato, pulito, già preparato. Vedi? E poi abbiamo chef, però queste patate te le potevi. Le patate. Ma sono tantissime, ma, chef. È perché poi le uso in dispensa, le userò va bene, ecco ricetta, perché pesava. Quindi la settimana prossima creeremo. Poi abbiamo qualche piatto con due formati di pasta. Due formati, perché uno è quello del titolo della ricetta, che è questo, gli occhi di lupo. Al tempi miei si chiamava occhi di lupo, oggi si chiama mezzo rigatone. E poi le pipette. Le pipette che le ho pigliate perché sono rigate, vedi, lo sai che io amo la pasta rigata. Ma pure questa è rigata? Sì. Un tempo gli occhi di lupo erano lisci. Quindi, cosa usiamo oggi? No, non sono i canneroni sono altri. I canneroni sono un po' più grandi, esatto. Abbiamo qualche altra cosa? No, c'è il basilico, il prezzemolo, la spigola e le patate, quindi pochi ingredienti, quelli giusti. Va bene, ok, vediamo come si intitola la ricetta di quest'oggi, che non è pesante in realtà, è perché il sacchetto delle patate era pesante. Vale. Allora, per occhi di lupo, spigola e patate. Gli ingredienti sono 400 g di occhio di lupo, 500 g di occhio di lupo, 500 g di filetti di spigola già puliti, 300 g di patate, prezzemolo, aglio, olio evo, sale e pepe. Eccolo qua, l'aglio. Allora, Mary, quale vogliamo prendere come pasta? Il perfetto è il nostro, esatto. Nel dire insieme. Quale usiamo? Gli occhi di lupo o le pippette? Che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò. Non avevo dubbi che avrebbe scelto le pippette. Non ho scelto io. Anche io avrei scelto le pippette, però. Ok. Guarda, queste qua quindi lo useremo la prossima volta. Facciamo con i piselli? Mezzi rigatoni con le patate. Mezzo rigatone con le patate. Ecco qua, l'aglio è scappato via dappertutto, però... Allora, lo ricordate, Chef Ferio, con l'aglio solitamente toglie l'animella, oppure in camicia, semplicemente per restituire quell'odore, quell'aroma delicata che non vada troppo a coprire poi il sapore successivo dell'ingrediente. In questo caso l'ingrediente è la patata. La patata. Spiccio d'aglio. In questo caso un aglio in camicia. Ma sì, nel frattempo caliamo la pasta, no? Allora, semplice questa ricetta, Mary, guarda. Facile. Aglio, sì, mentre si rosa l'aglio, sì, noi tagliamo già la nostra patata. Come tagliamo in questo caso la patata? A quadrettini piccoli. In modo da facilitare la cottura e avere una cottura omogenea. Cioè, tu ci insegni sempre che in base all'utilizzo di cui vogliamo disporre, la patata va cotta in un determinato modo. In questo caso, perché pasta e a te piace, quindi la patata si sfalda, la patata che vada ad essere elegante, si sfalda la spigola, mentre la patata rimane compatta. Quindi la vuoi un po' fritta? Esatto, brava. Okay. Poi con la pippetta, con l'occo di lupo, si penetra all'interno, quindi questa è l'idea. Per cui il taglio deve essere piatti da matrimoni. Praticamente oggi il piatto della patata era un pasto di uso popolare. Spigola e patata, poi si sono nobilitati nel tempo. Esatto, l'abbiamo fatti farcire, abbiamo fatto i raviolone. Questo è un piatto che troviamo quotidianamente a tuo ristorante Mangiando sul Serio, quando un imprenditore, al momento, sai che durante la settimana si deve mangiare un po' più in maniera quotidiana, un po' più casereccia. Perfetto, Mary, guarda, allora facciamo rosolare bene le nostre patate. Sì. In modo che facciamo come se facessimo delle patate fritte. Bene. Anche perché la spigola... Hai in cottura proprio minima. Naturalmente guarda, l'abbiamo già sfilettata. Esatto, già pulita, già riscata con dei pinzette. E non facciamo altro, guarda, che seguire la pelle. Semplicissimo, sì, vedi? Sì, vedi? Ok. E abbiamo la nostra polpa, facile, vedi? Facile. Bene. Guarda la nostra polpa bella pulita, vedi? Entrambi i lati, vedi? Bello. Bravo, Chef Yu.
quindi anche da quest'altro lato. Quindi la scelta della pasta anche in questo caso è mirato, chef. Esatto. Non è Mary, poi nel senso solito che non ci sta bene nessun altro formato di pasta se non questo. Ma guarda, per anche questa un pacchero, ricetta anche un pacchio andrebbe bene. Un po' troppo grande. Allora, no? In ogni troppo grande pacchero. Va bene, va bene. No, guarda, in altri grande, casi pacchero avremmo tolto la pancia, ma io gliela metto perché è più grassosa, quindi non ci avevo neanche fatto caso. Ci rende il piatto un po' più saporito. Più saporito, brava. Vedi come si colorano le patate, sì, come sono belle, guarda. Stanno diventando croccanti, dorate. Vedi? Mi ricordo le patate che faceva mia nonna con il burro, con la margarina, no? Con il burro. Senti, chef, ti devo fare una domanda. In questo momento la sto partorendo e mi devi rispondere. Ma come si prepara una frittata di patate? Tu come uova, la prepari? Patate sì, ho e capito, padella. Ma prepari le patatine a parte, ma poi la frittata, bisogna montare bene le uova. Patatine a parte e scoliamo le patatine, quindi devono essere belle asciutte. Ah, ok. Poi? Devono essere belle asciutte. Poi montiamo l'uovo, come se facessimo una zabaglione. Più montato è, più gonfio viene. E poi? Quindi inserire le patate, mettere l'uovo, olio bollente. Quindi inseriamo le patate e poi la frittata qua. E poi qua. Anche viceversa, se le patate cotte prima, puoi mettere anche l'uovo, gli fai fare quello stratino, gli metti le patate e poi lo avvolgi come l'uovo. Sarà un passaggio un po' che mi mancava. Se oppure avete... se vuoi fare prima, un bel ruoto antiaderente, carta da forno, forno acceso, patate fritte, uovo insieme nel forno. Sì, vabbè, però il un quarto d'ora. Però l'idea che ti dà in quel momento la frittura e quell'odore è altra cosa. Allora, Mary, intanto tutti questi consigli li potete reperire non solo tutti i giorni nel nostro spazio Cucinando con MD, ma anche attraverso tutte le ricette di Chef Ferio sulle nostre pagine ufficiali. Andate su Mattina 9 e su Facebook, dove troverete la ricetta di oggi, quelle precedenti, quelle di ieri, l'altro ieri, ancora. E poi sulla nostra pagina Instagram, seguiteci, mi raccomando, allora, perché Mary, più ne siamo, meglio la ricetta del giorno sulla nostra story Instagram con l'hashtag ricetta del giorno, che tanto ci piace. Allora, vedi, ho lasciato la spigola con pezzi grandi, sì, in modo che quando andiamo a saltare si sfalda comunque. Quindi aggiungiamo un po' di acqua di cottura per aiutare la cottura delle patate. E poi ci facciamo un bel trito di basilico e prezzemolo, vedi? Ah, insieme. Esatto. Bello, deve essere profumato di prezzemolo questo piatto. Deve avere il profumo del prezzemolo. Quindi più prezzemolo che basilico. Un po' più di prezzemolo. Vedi, il basilico ci rende quella freschezza. Sì, eh? Esatto. Qua la usiamo quasi come pulisci bocca. Intanto sale. Bello, questo grossolano. Profumo di prezzemolo. Alla mamma, vedi? Sì, questo mamma è un piatto veramente casereccio, un piatto casalingo, familiare, molto conviviale e anche facile da preparare. Comincia a uscire l'amido però delle patate, vedi? L'abbinamento comunque, chef, però l'abbinamento è insolito. Ah, un abbinamento molto... no, non è insolito. No? Per me anzi, questo. Eh sì, per te tutto è insolito, per te tutto è nuovo. Anche la frittata con le patate era nuova. No, quella la prepara bene mamma. E infatti, per te era nuova, per mamma no. Però adesso... Allora, Mary, guarda, scoliamo. Stavi dicendo qualcosa giusto prima? Giusto qualche minuto mi prima. Stavi dicendo, vedi come ne vado a... Caccia, sì, si sta sfaldando, tutta la spia già si è sfaldata, vedi? Ok. A metà cottura, tre quarti di cottura, alziamo le pipette e conserviamo l'acqua di cottura. E andiamo a mantecare, vedi? Mantechiamo. Io gli aggiungo un po' di formaggio grattugiato, Mary. Ci vuole... È necessario per un po' di formaggio, un po'. Ma anche per restituire quella dolcezza, quel sapore. Brava. Che è piace. Anche, guarda, è una questione anche di mantecazione. Vedi come manteca bello? Vedi? Sì. Guarda che bel piatto. Lasciamo cuocere qualche minuto ancora. Qualche secondo, no, qualche minuto. E siamo pronti con questa ricetta, possiamo dire, tutta familiare, così come è la nostra famiglia, quella di Mattina 9, a cui piace veramente tanto entrare nelle vostre case e tenervi compagnia con piatti preparati da Chef Ferio, con tutte le interviste e gli ospiti. Finale, se ci conserviamo la pelle della spigola, questa cosa sera facciamo? Vogliamo presentare, se vogliamo fare bella figura, sì, qualche ospite sabato sera anche. Esatto. Che facciamo? La infariniamo e la friggiamo e la mettiamo come decorazione sul magari piatto. Così, ma a modo di turbante. Si arrotola da sola, tranquillamente, un se po' di formaggio. Se c'è tempo, non vi stancate, se volete stupire, perché poi, ecco, inserire ancora un'altra cosa può essere un po' faticoso. Dobbiamo friggere solo una pellicina.
Basta è... così? Vabbè, per te solo. Però è un'idea, guarda, che può raccogliere sicuramente un suo pubblico. Due ingredienti, guarda che piatto eclatante. Mamma mia, ma che bontà, ma che profumo, ma come fai a essere così bravo? Mi viene naturale. Io un po' ti invidio, sai, che così poco tempo riesci a realizzare dei piatti l'innobility. Stando vicino a una persona bravissima come te, mi devo adeguare, quindi sto diventando bravo anche io. Ci vorrebbe la musica. Basta con le musiche, abbiamo finito. Ciao, un bacio. Bacini Mariu, buona giornata.